Non ci sono buone prospettive neanche per i lavoratori in Sardegna, a Porto Vesme, dell'Alcoa. Il polo dell'alluminio chiuderà a giugno, aggravando così ulteriormente una crisi, quella del Sulcis Iglesiente, già drammatica. Il servizio di Graziano Pintus. La chiusura dello stabilimento in Sardegna è certa entro giugno. Il gruppo statunitense dell'alluminio non indietreggia di un passo. Lo ha ribadito davanti a Confindustria e con un gelido comunicato apparso su internet. La multinazionale di Pittsburgh ha chiuso l'anno con una perdita di 193 milioni di dollari. Costa troppo produrre nel Sulcis, provincia più povera d'Italia, dove il tasso di disoccupazione in un solo anno è già balzato dall'11 al 19%. Ora per altri 501 dipendenti diretti dello stabilimento Alcoa di Porto Vesme e quasi altrettanti lavoratori dell'indotto si apre la strada della disoccupazione. Ai cancelli evitano di pronunciare la parola fine, ma è questa la prospettiva perché intorno sono già chiuse Eurallumina, Porto Vesme SRL e Otefal. Il ciclo integrato dell'alluminio in Italia era tutto qui. Il governo promette l'organizzazione di un tavolo urgente, in azienda i lavoratori restano riuniti in assemblea permanente.